Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Sono lieto che l'auditorium che quest'oggi viene intitolato a Emanuele Severino sia gremito e di colleghi, di ospiti, di studenti di ogni ordine e grado, del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Diciamo che è quindi una celebrazione che sentiamo molto e che a cui diamo inizio adesso con l'intervento della magnifica rettrice dell'Università Ca' Foscari di Venezia, professoressa Tiziana Lipiello, che prego di salire. Grazie, direttore. Gentili autorità civili e militari, care colleghe, cari colleghi, care studentesse, cari studenti, gentili Anna e Federico, buongiorno e benvenuti a tutte e a tutti. Il luogo in cui oggi ci troviamo affonda le sue origini nel IX secolo, quando sorse come edificio religioso. Attualmente è una delle sedi più rappresentative e prestigiose del nostro Ateneo. Ed è con particolare piacere, viva commozione, che oggi intendiamo intitolarlo alla memoria di Emanuele Severino, filosofo di levatura internazionale, a 3 anni dalla sua scomparsa. Con la cerimonia odierna giunge così a felice compimento un lungo processo, avviato nel febbraio del 2020 dall'allora rettore Michele Bugliesi, che desidero ringraziare. E ovviamente assieme a lui ringrazio il direttore del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Giuseppe Barbieri, per la sua tenacia. Ha tenacemente creduto nella bontà di questa iniziativa, sostenendola concretamente e convintamente. Il profilo del professor Severino sarà illustrato dai colleghi che seguiranno dopo il mio intervento e ovviamente dal direttore del Dipartimento, Giuseppe Barbieri. Mi limito quindi a ricordare qualche dato. La laurea nel 1950 alla Cattolica di Milano con Gustavo Bontadini, discutendo una tesi su Heidegger e la metafisica. La libera docenza in filosofia teoretica, ottenuta in quello stesso anno. L'insegnamento alla Cattolica, dove dal 1962 sarà professore ordinario di filosofia morale. Tutti i presenti conosceranno per il rilievo di quelle circostanze, assunsero anche davanti all'opinione pubblica la vicenda che fa approdare Severino a Ca' Foscari nel 1970. Qui Severino costituì il direttivo dell'istituenda facoltà di lettere e filosofia, insieme a Piero Treves per la storia antica, Gaetano Cozzi per la storia moderna, Alberto Limentani per la filologia romanza e a Giorgio Padoan per la letteratura italiana. A Ca' Foscari Severino ha insegnato logica, storia della filosofia moderna e contemporanea, sociologia, ma soprattutto filosofia teoretica, dal 1970 al 2001, anno in cui, raggiunti i limiti di età previsti dalla legge, è uscito dai ruoli del nostro Ateneo, per poi diventare nel 2005 professore emerito. Fino al 1989 è stato anche il direttore dell'allora Istituto di Filosofia, poi divenuto Dipartimento di Filosofia e Teorie delle Scienze e a seguito, con la riforma del 2011, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Dal 2002 insegnò la Facoltà di Filosofia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, dove ha tenuto ancora per molti anni un corso di ontologia fondamentale. Intere generazioni di allievi hanno partecipato con estremo interesse alle sue appassionanti lezioni, ai suoi indimenticabili seminari. Ricordiamo le lezioni di Severino a San Sebastiano. Voglio ricordare quanti lo seguirono a Venezia dopo il suo allontanamento dalla Cattolica e che assieme a lui costituirono il nucleo della scuola veneziana di filosofia a Ca' Foscari. Li ricordo in ordine alfabetico.
Umberto Galimberti, Luigi Lentini, Salvatore Natoli, Arnaldo Petterlini, Mauro Ruggenini, Luigi Ruggiu, Italo Sciuto, Luigi Verotarca, il compianto Italo Valent, Carmelo Vigna. Luigi Ruggiu e Carmelo Vigna sono attualmente professori emeriti del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Mario Ruggenini lo è stato fino alla sua scomparsa nel 2021. Luigi Verotarca, che interverrà dopo di me, è attualmente professore onorario del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. A Venezia, tra gli altri, si sono formati alla scuola di Severino anche altri colleghi che ora insegnano a Venezia o in altri Atenei, come Francesco Berto, Giorgio Brianese, prematuramente scomparso nel 2021, Nicoletta Cusano, Massimo Donà, Romano Gasparotti, Giulio Goggi, Federico Perelda, Raffaele Perrotta, come il collega Davide Spagno, che si è molto adoperato per la realizzazione di questa cerimonia, o ancora Andrea Tagliapietra e Ines Testoni. Nel 2012 il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali del nostro Ateneo, per onorare l'opera e il magistero di Severino, ha dedicato due indimenticabili giornate a un dialogo con e intorno al pensiero di Emanuele Severino, che, invitato a interloquire con alcuni dei suoi autorevoli interpreti e con gli allievi di prima e seconda generazione stretti intorno a lui, non si è risparmiato, partecipando ai lavori di un convegno che ha segnato un momento importante per la scuola veneziana di filosofia. Nel 1981 la casa editrice Adelphi, oggi qui rappresentata da Simonetta Mazza, ha inaugurato una collana dedicata alla pubblicazione dei suoi scritti, che si affianca alle pubblicazioni specialmente di carattere divulgativo curate dall'editrice Rizzoli. Molte delle sue opere sono tradotte in varie lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese, portoghese, finlandese. Dal 1975 è stato collaboratore costante del Corriere della Sera. Accademico dei Lincei, vincitore di molti premi, è stato medaglia d'oro della Repubblica per i meriti della cultura e cavaliere di Gran Croce. Una delle cifre del magistero di Severino è stata l'attenzione scrupolosa al rigore delle argomentazioni, la capacità di confrontarsi frontalmente, senza fare sconti a nessun pensatore, con i problemi fondamentali della tradizione filosofica. A questo rigore inflessibile, Severino univa una straordinaria disponibilità all'ascolto e alla discussione con le studentesse e gli studenti, non meno che con figure di fama internazionale, esponenti svariati di svariati ambiti del sapere. Ciò che gli ha consentito di formare una scuola, meglio ancora degli allievi, ciascuno dotato di una voce propria e riconoscibile, ma tutti uniti dal praticare e concepire la filosofia come costante ricerca della verità, nel segno della lezione di Severino. Vorrei infine ricordare, accanto alla figura pubblica dell'intellettuale, del docente e del filosofo di grandissima levatura, l'eleganza ammaliante del suo eloquio, la signorilità dei modi, la gentilezza squisita della persona. Non è un'intrusione nel privato ricordare l'amatissima moglie Ester Violetta Mascialino, Esterino, familiarmente e montalianamente, presente quasi in ogni pagina della sua autobiografia, pubblicata nel 2012. Da lei Severino ebbe due figli che oggi sono qui con noi, Federico e Anna. Oggi sono qui con noi non solo nella veste di figli, ma Anna anche di presidente del centro Casa Severino, Associazione Studi Emanuele Severino di Brescia. Con lei, con tutti voi, oggi onoriamo il ricordo di un autentico maestro, in questo luogo che da questo momento gli dedichiamo. Grazie.
prima di aggiungere qualche parola al ricordo della rettrice, vi leggo anche un messaggio che è stato inviato dalla sindaca di Brescia, Laura Castelletti, che vuole essere in qualche modo presente a questa giornata, rammaricandomi di non poter prendere parte di persona a questa occasione così speciale. Desidero mandare un saluto a tutti i partecipanti a questa cerimonia, che vedrà l'intitolazione Emanuele Severino di un auditorium in una sede così prestigiosa, e rimarcare il legame tra l'Università Ca' Foscari e il grande filosofo bresciano, che in questo Ateneo ebbe un lungo magistero. È importante ricordare la figura di Severino, ma ancor di più è fondamentale fare in modo che il frutto del suo lavoro resti accessibile e consultabile dai tanti pensatori che dai suoi studi possono trarre ispirazione e spunto. Per questo abbiamo intessuto un dialogo con l'Associazione Centro Casa Severino affinché la sua dimora bresciana diventasse uno dei punti di riferimento per il pensiero contemporaneo finalizzato alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico costituito dagli scritti e dai volumi del filosofo. Grazie alla volontà degli eredi e in forza dei contenuti di un accordo stipulato nel 2022, ora è possibile per studenti, ricercatori e appassionati accedere ai materiali custoditi nella casa di Via Callegari e partecipare a eventi culturali e formativi, in modo che il lascito del pensiero e il percorso filosofico di Severino continuino a essere disponibili per la comunità intera. A tutti gli studenti di Ca' Foscari, quindi, rivolgo l'invito a scoprire questo luogo che tanto conserva e racconta dello studio e delle passioni di Emanuele Severino. E questo era il saluto di Laura Castelletti, sindaca di Brescia. Io non la vorrei tirare troppo lunga, anche perché ho raccomandato a tutti di mantenere rispetto per i tempi, e quindi mi limiterò a ribadire che è stata una lunga vicenda, perché il Senato Accademico aveva deciso l'intitolazione dell'auditorium alla figura, alla memoria di Emanuele Severino nel febbraio del 2020. Poi sapete che cosa è successo l'8 marzo del 2020, e quindi lockdown, Covid, di tutto. E poi anche mettere una targa in un edificio storico veneziano non è proprio una passeggiata di salute, perché ci sono almeno 6 o 7 istituzioni di controllo che devono verificare. Siamo arrivati oggi, però ci siamo arrivati, e mi sembra che sia una cosa estremamente importante. Quando pensavo alla giornata di oggi mi è tornato in mente un racconto di Jorge Luis Borges, che si intitola Pierre Menard, autore del Chisciotte. E secondo me, anche tutto sommato, sul fatto che si riscrivano sempre le stesse cose, forse non sarebbe neanche dispiaciuto del tutto a Severino. All'interno di questo racconto Borges parla dei filosofi, che sono la gran parte del dipartimento che ancora per 48-72 ore ho il piacere di dirigere, e poi cederò invece l'onere al collega Fara, che è qui presente. E Borges dice che i filosofi fondamentalmente devono rispondere a una domanda e basta, e la domanda è sempre la stessa: Dio esiste? E alla fine, dice Borges, devono rispondere sì o no, sì o no. Ma quello che conta è il percorso attraverso il quale si giunge alla risposta, e forse questa cosa sul percorso a Severino non sarebbe proprio piaciuta del tutto, ecco. Lui avrebbe detto sì, no, ma subito, ecco. Io non voglio adesso intromettermi in discorsi filosofici, leggeremo dei brani dell'opera di Severino, sentiremo testimonianze a suo riguardo, però ho pensato al fatto che dopo Pavia, dove ha cominciato a insegnare, dopo Milano, Severino è arrivato a Venezia, e a Venezia è rimasto tanto a lungo, e adesso resterà anche nella memoria delle persone che passeranno per la Calle.
E mi chiedevo, c'è stata un'influenza di Venezia sul pensiero di Severino? C'è un gioco di risonanze? È stato un interlocutore esigente Venezia in quanto Venezia per Severino? Io credo di sì, io credo di sì. E vi lascio con questa ipotesi. In un bel libro di Sergio Bettini, che si titola Venezia, nascita di una città, pubblicato nel 1978, Bettini, di una generazione più anziana di Severino, e non ha mai insegnato a Ca' Foscari, però lo ricordiamo, abbiamo il suo archivio in dipartimento, ha scritto che Venezia è la città più artificiale che esiste. Le sue parole esatte sono: Venezia è forse la città più città che esiste. Voglio dire il luogo più costruito dall'uomo. Venezia, fra tutte le città del mondo, è in qualche modo il luogo della tecnica, e sappiamo che cosa ha significato questo termine nel pensiero di Severino. E quindi io credo che il fatto che lui abbia vissuto in questa città, in una città totalmente artificiale, totalmente costruita dall'uomo, possa aver avuto anche un qualche modo di risonanza nella sua riflessione. Grazie a tutti e concludiamo i saluti istituzionali invitando sul palco Anna Severino. Come ricordava la magnifica rettrice, professoressa Tiziana Lipiello, come ha ricordato anche il direttore del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, professor Giuseppe Barbieri, qui in effetti siamo all'ultima tappa di un percorso che è stato lungo e, a quanto mi risulta e a quanto ho sentito, anche abbastanza tormentato, perché hanno dovuto superare degli ostacoli di tipo amministrativo, burocratico, normativo. Ma direi che proprio il superamento di questi ostacoli e, se mi permette, anche il trasporto con cui questi ostacoli sono stati superati, direi che rendono ancora più prezioso il risultato. E quindi direi ancora più vivi e calorosi i ringraziamenti. I ringraziamenti alla rettrice, a tutto l'Ateneo, al Dipartimento, al suo direttore, anche al professor Davide Spagno, che è qui oggi il nostro moderatore, e poi anche a tutti coloro che interverranno oggi, lo stesso professor Luigi Verotarca, che è stato ricordato anche prima con una colonna, il professor Ilario Bertoletti, che è il direttore editoriale della Morcelliana, e poi vorrei ringraziare ancora quanti daranno voce alle letture che potremo ascoltare dopo, e quindi gli studenti, i laureandi, sotto la regia di Cristina Pagnin. Quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti affettuosamente anche loro. Sono qui come figlia, prima di tutto. E allora cosa avrebbe detto papà? Ma io credo con ragionevole certezza sarebbe stato intimamente contento, commosso. Commosso per la partecipazione e l'affetto che sono nettamente percepibili in questa splendida sala, commosso per le persone che sono intervenute, per la presenza di tanti giovani ai quali lui ha dato sempre gran parte della sua attenzione, per le parole che hanno ricordato qui la sua figura e il suo ruolo all'interno di questo prestigioso Ateneo. Un ruolo innanzitutto di dialogo, di confronto, direi del tutto esente da pregiudizi, e questo in qualunque ambito, non solo filosofico, ma anche nel quotidiano, anche come padre. In tutti i suoi interventi era presente una potente pars d'instruens, ecco, che però era sempre il preludio ed era pensata in funzione della successiva pars construens, sia l'una e sia l'altra talmente radicali che qualche volta potevano risultare anche ostiche. Ma, come dire, le stoccate che qualche volta infliggeva durante la pars d'instruens erano sempre poi lenite da quello che si veniva a imparare durante la pars construens. Poi è chiaro, dipendeva dall'interlocutore. C'era qualche interlocutore che faceva degli esiti
di queste zampate un terreno fertile per poterci costruire sopra e per poter andare avanti, e altri invece che magari di questi esiti traevano una sensazione così un po' sgradevole, addirittura lo traducevano in malanimo, ma sia gli uni sia gli altri esiti erano sempre accolti da papà con estrema serenità, ed empatia, direi anche. Dialogo e confronto costituiscono proprio anche la ragion d'essere di CCS ASES. Io sono qui anche non solo come figlia, ma lo si ricordava prima e lo ringrazio, come presidente di questo Centro Casa Severino, Associazione Studi Emanuele Severino. Centro Casa Severino, casa, la sua casa, quella dove ha sempre vissuto, dove ha sempre pensato, dove ha sempre lavorato, dove ci sono i suoi libri, i suoi appunti, i suoi manoscritti e gli appunti sui libri altrui e i dattiloscritti e i carteggi, i suoi oggetti, il pianoforte, gli spartiti musicali, insomma tutte le tracce e le testimonianze di una vita che era la sua, ma che poi era anche intrecciata con quella di tante altre vite. Prima il professor Barbieri ha avuto la gentilezza e anche la professoressa Lipiello di ricordare Esther. Ed Esther Violetta, detta Esterina, era la mamma, sua moglie, a cui è sempre stato ovviamente legatissimo. Quindi tante vite intrecciate. Quando lui è scomparso, mio fratello e io non ci siamo neppure posti il problema, insomma. Un patrimonio di questo genere non poteva rimanere chiuso. E allora abbiamo fatto qualche sforzo per riuscire a renderlo fruibile. Qualche sforzo, anche qui è un po' un eufemismo, perché papà era il tipo che voleva lavorare in santa pace. E quindi diciamo che per una cinquantina d'anni i lavori di manutenzione in quella casa sono andati asintoticamente a zero. Quindi ci siamo rimboccati le maniche, l'abbiamo rimessa un po' in piedi, e poi sono stati stipulati degli accordi, dei contratti, in primo luogo col Comune di Brescia, lo si ricordava prima, con la Biblioteca Quiriniana. Ricordavo prima che l'accordo è stato siglato a cura del professor Parati, che è qui in sala e che colgo l'occasione per ringraziare, che è stato il primo presidente di CCS. E adesso CCS è anche la sede di ASES. ASES è nata prima, è nata nel 2017, ma adesso ha lì proprio la sua sede, anche operativa. E che cosa ospita CCS? Vabbè, ospita attività culturale, quindi convegni, seminari, ma anche attività di formazione per gli studenti. Ricordavo prima quale fosse l'importanza dei giovani e degli studenti per mio padre. Ecco, questa è un'attività, direi, qualificante. Lo stesso professor Spagno, il professor Tarca hanno partecipato a questi eventi, tra l'altro incantando gli studenti e gli ascoltatori con i loro veramente interventi magistrali. Sono qui, ma vedo la professoressa Nicoletta Cusano, che è qui in sala, e anche lei è oltretutto direttrice scientifica di CCS. Il professor Goggi. Prima è stato, allora prima di tutto colgo l'occasione anche qui per ringraziarli davvero di cuore. Ma colgo anche l'occasione per ringraziare anche qualcun altro che è qui presente in sala, insieme ad altri amici di CCS ASES. Prima è stato ricordato Massimo Donà, anche lui fa parte di CCS ASES ed è anche lui una colonna. Ma poi vedo qui Paolo Barbieri, Claudio Bragaglio, anche loro fanno parte di CCS ASES e ringrazio per la collaborazione, perché bisogna anche che ci sia anche una collaborazione fattiva, perché c'è anche una parte gestionale, oltre alla parte culturale. E della parte gestionale, insomma, ci occupiamo in modo preminente, diciamo, loro e anch'io. Colgo l'occasione per ringraziarli tutti ancora una volta. A proposito di ringraziamenti, so che sono qui presenti in sala la dottoressa Simonetta Mazza, è stata citata prima, che è la responsabile diritti della
casa editrice Adelphi, ringrazio per la sua presenza, e la dottoressa Daniela Monti, mi ha detto che doveva essere da queste parti, del Corriere della Sera, caporedattore di Sette, che tra l'altro ha una derivazione cafoscarina perché si è laureata in filosofia con Emanuele Severino. Però, e qui chiedo scusa e mi permetto una nota personale, non posso non citare mio fratello Federico, perché senza di lui non saremmo arrivati a questo punto. Mio fratello Federico, che oltre ad essere un profondo studioso di Severino, si è laureato a Ca' Foscari anche lui, quindi è un po' di famiglia, non con Severino ovviamente, oltre ad essere un profondo studioso di Severino, però ha dedicato la filosofia e ha, fra virgolette, utilizzato la filosofia facendone la musa ispiratrice per la sua attività di scultore. Senza di lui non avrei fatto niente, quindi grazie di cuore. Questo auditorium, che si chiamerà Santa Margherita Emanuele Severino, che già si chiama Santa Margherita Emanuele Severino, è suggestivo di per sé, ma anche per la sua storia. Era una chiesa in origine, poi sconsacrata, poi a quanto mi risulta è diventata anche uno studio di scultura, poi ancora un cinema. Era ancora un cinema quando mio padre arrivò nel 70 qui a Venezia. E la bellezza e la suggestione di questo luogo, di Ca' Foscari, di San Sebastiano, di Venezia, piacevano moltissimo a mio padre. C'era davvero una stretta relazione. San Sebastiano era un antico convento, lui mi diceva che dagli orti di San Sebastiano vedeva il retro della chiesa e il campanile. E nella chiesa i dipinti di Paolo Veronese, il quale Paolo Veronese è sepolto vicino all'organo, che mi diceva mio padre non era mai riuscito a suonare, non era mai riuscito a mettere le mani su quell'organo. E fra le opere di Paolo Veronese, le scene della vita di Esther. Qualche volta mi accennava alle sere invernali nei Baccari, specialmente quando pioveva, dopo le lezioni, a parlare di filosofia, magari inseguito da qualche studente che voleva prolungare i tempi della lezione per continuare la discussione filosofica. Lì si parlava di filosofia sul serio, al di fuori di ogni paludamento accademico. Insomma, ripensava con amicizia, con amore, direi, a questi luoghi. Qualche volta lo studente lo seguiva perfino anche in Piazza San Marco, doveva attraversare Piazza San Marco per ritornare a casa, e allora mi raccontava della suggestione di Piazza San Marco, la sera, vuota, dove risuonavano solo magari i suoi passi, spesso nella nebbia, una volta con la neve, mi diceva, ed era stato un ricordo stupendo. E ricordava, e qui cito proprio, le molte buone cose che gli venivano in mente camminando lungo le fondamenta delle zattere, con l'avvertenza poi, a cui teneva molto, che le cose buone che sopraggiungono nella mente sono le buone parole che indicano ciò che non sopraggiunge. E adesso è molto bello che a Venezia, in campo Santa Margherita, a Ca' Foscari e su iniziativa di Ca' Foscari, e grazie a tutti voi, ci sia un luogo come questo per ricordare il suo passaggio e il suo permanere. Grazie davvero a tutti. Buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio a mia volta la rettrice, ringrazio il direttore, ringrazio Anna Severino. La rettrice e il direttore a vario titolo, e ciascuno, diciamo così, per la propria parte, sono gli artefici, come è stato anche ricordato, di questa splendida iniziativa. Quindi insomma, per me è un momento importante e sono davvero grato all'Ateneo per questa cerimonia di intitolazione dell'Auditorium Santa Margherita Emanuele Severino. Emanuele Severino, lasciata l'Università Cattolica di Milano, arriva a Venezia nel 1970. Con lui i suoi migliori allievi, che insieme a lui costituiranno il nucleo
consolideranno le colonne portanti della Scuola Veneziana di Filosofia, imprimendo agli studi filosofici del nostro Ateneo un marchio inconfondibile e duraturo. Tra i più giovani è Luigi Verotarca, oggi professore onorario, è stato ricordato, del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali a Ca' Foscari, dove ha anche insegnato filosofia teoretica, ereditando la cattedra che fu di Severino, al pensiero del quale egli ha fatto e fa costante riferimento. La sua testimonianza, è inutile dirlo, è per noi particolarmente preziosa e significativa. E quindi prego l'amico e collega Vero di prendere la parola. Grazie. Grazie a tutti. Accolgo con profonda adesione spirituale l'invito a portare la mia testimonianza sulla figura del filosofo Emanuele Severino in questa solenne occasione. Invito per il quale ringrazio le autorità qui presenti, tutti coloro che esse rappresentano, a cominciare anche dal Dipartimento del quale Severino ha fatto parte, oggi Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. La parola testimonianza suggerisce un ricordo personale, sicché quello che dovrei portarvi è il mio ricordo di questo grande filosofo, del filosofo che oggi celebriamo. Il problema è che proprio le esperienze che ho avuto frequentando Emanuele Severino mi convincono che egli mi avrebbe dissuaso, naturalmente nel rispetto di tutte le esigenze istituzionali e sempre col suo tono signorile, cioè fermo e insieme garbato, dal fare un discorso che mettesse in primo piano gli aspetti personali della sua figura. Quello che posso sinceramente testimoniare di Severino è dunque, un po' paradossalmente, che l'incontro con lui in realtà costituiva sempre un confronto diretto con l'esperienza filosofica, intesa come testimonianza della verità innegabile e perciò anche con la dimensione più profonda della sapienza. Perché Severino era un vero maestro, quello che in ogni momento ti richiama, in maniera pacata ma ferma, alla tua responsabilità nei confronti del valore di quello che stai dicendo. Il maestro che ti impone continuamente il confronto con, cito, la verità che né uomini né dei possono smentire. Fine della citazione. Così ci capitava di ascoltare dalla sua voce. Dare testimonianza di Emanuele Severino vuol dire allora prendere sul serio questo impegno di tenere sempre presente la dimensione ultima che dona valore autentico alle nostre parole. Non si tratta di cancellare la dimensione umana, troppo umana verrebbe da dire, ma credo davvero che parlare della sua persona senza prestare la dovuta attenzione alla sua parola filosofica sarebbe come mettere sul tavolo una lampada, la famosa lampada di Severino, senza accenderla e quindi senza vedere la luce che essa è capace di generare. Anche se, come è noto, il presocratico di riferimento primario per Severino è stato Parmenide, ritornare a Parmenide, vengono qui in mente le parole di Eraclito, «Uche mu allatu logo accusantas», «non ascoltando me, ma il logos». Ecco. Tenendo poi conto, e anche questo è fondamentale ricordare, che non si trattava tanto per Severino di ascoltare le sue parole, il cosiddetto mio discorso, egli diceva spesso, quanto piuttosto ciò che esse indicano, ciò che esse testimoniano. Dunque l'unico modo di ubbidire o baudire all'invito di testimoniare la figura di Severino è quello di prestare ascolto, a udire, alla sua parola filosofica, e cioè alla verità che essa ha testimoniato. Anche perché si tratta di una verità che, pur facendo i conti con l'inflessibile rigore del Logos, lungi dal ridursi a una dimensione astrattamente logica e quindi angustamente razionalistica, apre lo spazio che abbraccia il senso delle nostre esistenze in tutta la loro pienezza. L'innegabilità che definiva la sua testimonianza della verità era infatti quella che, manifestando l'eternità di ogni singolo essente, rivolgeva lo sguardo al destino, ciò che sta in maniera inflessibile, e giungeva con ciò a indicare il senso autentico della gioia e della gloria che già sempre si danno.
Potrei dire che ciò a cui il discorso di Severino ci invitava a prestare attenzione è, evocando le parole di Sant'Anselmo che costituiscono un punto essenziale dell'esperienza filosofica teologica occidentale, virgolette, ciò di cui non si può pensare qualcosa di maggiore, cioè di migliore, quindi ciò che è perfettamente bello e buono, kalos kai agathos. Ma ecco il punto, Severino ci ha insegnato che questo ci si mostra davvero solo quando comprendiamo che lo spettacolo al quale assistiamo, cioè la variazione, il mutamento, ha un significato diverso da quello che esso assume all'interno della fede nichilistica che lo interpreta come il processo per cui gli enti si annullano, vengono dal nulla e al nulla ritornano. Solo liberandoci da questa fede noi ci rendiamo conto della nostra vera natura. In caso contrario restiamo re, cito, re che si credono mendicanti, per evocare di nuovo una efficace battuta severiniana. Ecco, questo sì è un vivo ricordo personale. Fin da subito, incontrando Emanuele Severino, fui folgorato da questa semplice ma irrevocabile consapevolezza che da quel momento in poi, qualunque cosa avessi fatto e soprattutto detto nella mia vita, in particolare in sede filosofica, non avrei più potuto fare a meno di tenere presente quello che, evocando questa volta liberamente e anche un po' scherzosamente la formula anselmiana, mi è capitato di definire il discorso del quale è impossibile pensarne uno migliore. In particolare non avrei più potuto mettere a tacere la voce filosofica che mi chiedeva, in maniera tanto benevola quanto ferma, come giustifichi quello che stai dicendo? Qual è il valore delle tue affermazioni? Quello che consente loro di avere davvero la meglio rispetto alla loro negazione? E allora ecco un altro punto decisivo dell'insegnamento severiniano: la forza invincibile di un'affermazione si mostra davvero solo quando tale affermazione è in grado di mostrare che essa risulta confermata persino da chi intende negarla. Richiamando anche qui un semplice scambio di parole con Severino, ricordo che una volta gli chiesi che cosa pensasse della frase che Wittgenstein aveva ripreso da Moore: ogni cosa è ciò che è e non un'altra cosa. Frase che a me sembrava dire qualcosa di molto vicino al suo, di Severino, discorso ontologico. Egli mi rispose: sì, hai ragione, ma come la fondano? Come la giustificano loro questa proposizione? Perché ciò che essa significa dipende essenzialmente dal modo in cui essa viene giustificata. Il fatto è che la giustificazione delle nostre affermazioni è un compito arduo, al quale quasi inevitabilmente gli abitatori del nostro tempo, per parafrasare liberamente il titolo di un importante scritto di Severino, si sottraggono, perché la nostra epoca pare esonerarci a priori dall'assolvere questo dovere, dal momento che diamo per scontato che la verità innegabile nessuno può dirla, perché essa non vi è. A tutti i mortali che rifiutano ormai pregiudizialmente ogni verità innegabile, Severino chiedeva pacatamente conto di questo rifiuto, invitandoli a riflettere sul fatto che anche tale loro affermazione possiede davvero quel valore che comunque pretende di avere, solo se riesce a prevalere rispetto alla propria negazione, riuscendo dunque ad essere proprio per questo innegabile. Ed egli rivolgeva questa semplice ma inesorabile richiesta a chiunque, uomini o dei, gli capitasse di incontrare, dai più illustri filosofi del tempo, non solo italiani, quali Bontadini, ma Poissini, Vitiello, Cacciari, ma anche stranieri, ricordo Gadamer, Ricoeur, Derrida, Foucault, Searle e così via, fino agli esponenti più giovani delle generazioni studentesche. E qui mi vengono in mente quelli che io chiamavo scherzosamente i pellegrinaggi, quando mi recavo insieme a un gruppo di giovani studenti, studiosi a casa di Severino a Brescia, per una giornata interamente dedicata alla filosofia. Giornata nella quale gli si confrontava con assoluta disponibilità con le sincere, anche se a volte magari un po' ingenue, domande di questi giovani. Con lo stesso impegno e lo stesso rispetto che metteva quando discuteva con ben più maturi e titolati pensatori.
Questa mia testimonianza consiste dunque sostanzialmente in un invito a tornare ad ascoltare le sue parole, le parole di Severino custodite nei suoi scritti, nei video che ci ha lasciato e così via. E in questo senso è con grande gioia e gratitudine che vedo oggi compiersi un gesto che costituisce senz'altro un momento importante in questa direzione. Tralascio alcune cose no, che... Il problema è che il senso autentico delle sue parole filosofiche può essere tenuto in vita solo grazie a persone che siano in grado di riproporre un'esperienza della stessa natura di quella da lui offerta. Come del resto è già ampiamente avvenuto in questa nostra università, in cui senza alcuna ansia definitoria e tantomeno escludente, ma anzi nella maniera più aperta e inclusiva, si è realizzata quella che viene chiamata la scuola veneziana. Penso a tutte le persone, colleghi e colleghe innanzitutto, ma poi naturalmente studentesse, studenti, eccetera, che sono entrate in contatto con questa grande esperienza di pensiero e che ciascuno a suo modo e quindi in piena autonomia e libertà hanno proseguito il loro cammino filosofico, in più di un caso anche molto importante di successo, arricchite però ognuna di esse in modo peculiare dalla luce che l'incontro con Severino ha loro offerto. Ma quello che sopra abbiamo detto ci ricorda che l'esperienza filosofica viene davvero tenuta in vita nella misura in cui il pensatore si mostra capace, come lo era appunto Severino, di ritrarsi completamente per consentire allo sguardo degli umani di scorgere ciò che davvero importa vedere e che il mortale non vede, anche se è ciò che gli sta sempre spalancato davanti agli occhi. Perché questo può farlo solo una persona che è capace di avere un sovrano distacco persino rispetto al gesto filosofico in cui il suo discorso consiste, come hanno capito perfettamente le generazioni di studenti e studentesse che hanno frequentato le sue lezioni. Ora, proprio l'entrata in scena di questa parola distacco, che evoca evidentemente un'esperienza sapienziale quale quella buddista, mi consente di chiudere introducendo un problema fondamentale con il quale tutti noi, eredi di questo pensiero, siamo oggi chiamati a confrontarci, cioè il fatto di trovarci in uno scenario ormai planetario, globale, totale. La parola distacco ci aiuta allora a capire in che senso l'estrema, paradossale esperienza filosofica che Severino ha incarnato emblematicamente possa davvero aiutare la filosofia occidentale, quindi quella europea e in particolare quella italiana, a confrontarsi da pari a pari con tutte le grandi tradizioni che sempre più vanno assumendo il ruolo di protagoniste nell'epoca che si va schiudendo. Culture anche diversissime tra di loro, per esempio da un lato la tecnoscienza, sulla quale le parole di Severino suonano davvero profetiche, e dall'altro lato le grandi tradizioni sapienziali, a cominciare appunto da quelle orientali. Rispetto a entrambi i lati, tecnica e scienza, di questo tipo di esperienze è giunto il momento per la nostra cultura di confrontarsi a fondo e quindi con tutta l'umiltà che un compito del genere richiede. Umiltà che però è possibile solo per chi ha il coraggio di guardare negli occhi l'interlocutore. Perché se umile è colui che è capace di riconoscere pienamente il valore dell'altro, allora davvero umile può essere solo chi riesce a portare il proprio sguardo all'altezza di quello dell'interlocutore. Così davvero umile è il pensatore che è in grado di filosofare dando del tu a Socrate e a Platone, come appunto Severino ha fatto e ci ha insegnato a fare. E quindi davvero umile oggi è chi si rivela in grado di entrare in un dialogo sempre più intimo, per un verso, per così dire, con l'intelligenza artificiale, ma per un altro verso anche con tutte le intelligenze, quali quelle di un Buddha o di un Lao Tse, tanto per nominarne solo due, le intelligenze che hanno ispirato le vite degli umani. Ed è appunto con questo atteggiamento, quindi con tutta la semplicità, ma anche con tutta la serietà del caso, che rivolgo ora, nel momento di intitolare a lui questo auditorium, il mio pensiero allo spirito che ho
che abbiamo avuto la fortuna di incontrare e di riconoscere nella persona del filosofo Emanuele Severino. Scusa, grazie. Ecco, un vero piacere che invito ora a prendere la parola Ilario Bertoletti, direttore editoriale della casa editrice Morcelliana di Brescia, che ha nel suo catalogo e ha ripubblicato alcuni importanti lavori di Severino che precedono il suo arrivo a Venezia, sui quali si sono formate intere generazioni di studiosi e continuano a formarsi anche le nostre studentesse e i nostri studenti di filosofia. La sua testimonianza contribuisce ad arricchire ulteriormente il significato di questo evento straordinario. Prego. Si sente? Sì. Sì. Beh, innanzitutto un ringraziamento da parte mia e da parte della nostra editrice a chi ha voluto, a chi ci ha rivolto questo invito, innanzitutto quindi la magnifica rettrice, la professoressa Di Piello, il professor Giuseppe Barbieri, il professor Spagno, in cui ricordo una bellissima telefonata, ma e soprattutto la professoressa Anna Severino e l'amico Paolo Barbieri. Perché è stato interessante l'invito. C'è questa, nell'associazione Casa Severino, di cui io mi onoro di far parte, si parlava di questa titolazione e ricevetti questa telefonata. Cioè, finalmente viene a compimento questo lungo iter di cui ha parlato prima il professor Barbieri e ti chiederemmo di parlare dei libri didattici di Severino, vale a dire nel momento in cui si intitola questa prestigiosa sede universitaria dove Severino ha fatto questa università, si trattava di fare una veloce riflessione sui libri che hanno formato intere generazioni a partire dal 1955, prima studenti liceali e ora soprattutto studenti universitari. Ma questa testimonianza la voglio fare, per prima di parlare dell'oggetto, voglio ricordare come avvenne l'incontro della come riavvenne l'incontro di Emanuele Severino con la nostra editrice, perché Emanuele Severino iniziò a pubblicare presso l'editrice alla scuola, 1955, Principi al divenire, su cui ritorneremo, La struttura originaria, del 1958. E mi ricordo, 2010, telefonai, ci eravamo conosciuti per anni, ma tralascio, telefonai al professor Severino. Professor Severino, possiamo venirla a trovare? E lui con quella amabilità, certo, c'è un caffè che vi aspetta. E andammo a trovare Emanuele Severino. Io, una mia giovane collaboratrice, ne ho assunta, che poi fece una bellissima intervista sull'educare al pensiero con Emanuele Severino, Sara Bignotti. E mi ricordo che ci accolse in questo suo salotto con il pianoforte e, entrando in mediatres, diciamo: professore, ma perché non ripubblichiamo La struttura originaria nella versione del 1958, non quella, perché nel frattempo era uscita l'edizione rivista prestigiosa nelle opere appunto a Delfi. E mi ricordo che Severino, senza titubanza, immediatamente, perché no? Perché no? E incalzandoci, e questa è la cosa interessante, incalzandoci, ma allora accanto alla struttura originaria pensiamo di ripubblicare i libri coevi, Il principio di non contraddizione, I principi del divenire e Sul fondamento della conoscenza di Slick. La ripubblicazione di questi libri, ritornati da noi, nella nostra casa editrice, nacquero, sì su una nostra richiesta, su un'opera particolare, ma il progetto complessivo fu dello stesso Emanuele Severino. E qui entro su questi libri, quelli che noi potremmo chiamare i libri didattici di Severino. E faccio proprio un veloce, li ripercorro. 1955, l'anno in cui Severino scrive il famoso saggio Aristotele e la metafisica per il volume
di filosofia neoscolastica. Aristotele, il commento al primo libro della fisica, I principi del divenire, 1955, quindi se pensate che Severino è nato nel 29. Il principio di non contraddizione, 1959, l'anno dopo la pubblicazione di Struttura originaria, 1963, sul fondamento della conoscenza, negli stessi mesi cui usciva per Vita e pensiero Studi di filosofia della prassi e quindi il confronto col neopositivismo. Libri pubblicati con traduzione, introduzione e commento, su questo ci ritorneremo. Ma libri pubblicati in una collana che allora si chiamava Il pensiero filosofico, Classici della filosofia commentati, e non siamo mai riusciti a ricostruirlo, chi la dirigeva? Non si capiva. Gli epistolari si intrecciavano tra la dirigenza dell'editrice e l'Università Cattolica, ma c'era un'interferenza, Bontadini, Vani Rovighi, Olgiati, lo stesso Gemelli, Severino. Collana in cui il suo maestro, Bontadini, aveva pubblicato il discorso sul metodo di Cartesio, la critica della ragion pura, sempre edizione commentata, eccetera, eccetera, di Kant, il Platone di Reale, il famoso Fedone, il Leibniz e il Galileo, il Leibniz e la monologia di Vani Rovighi. Ma la cosa interessante di questi tre libretti, che hanno formato generazioni di studenti, io stesso al liceo lessi, la professoressa ci fece leggere il primo anno di filosofia, Il principio di non contraddizione. Quel che capimmo, adesso non me lo ricordo, ma fu una lettura che ti inquietava, ti sconcertava. Ecco, sono testi nati per la scuola, per il liceo, ma che tuttora, ed è impressionante, interessante vedere i numeri di questi rispetto all'andamento delle adozioni scolari, le adozioni universitarie, sono tuttora costantemente adottati all'università, ma la cosa che ancora più ci fa piacere, il luogo di maggiore adozione è proprio Venezia. Venezia è la Cattolica. Se noi dovessimo fare una topografia delle adozioni, la Cattolica è Venezia, in cui si forma, e poi Roma, Napoli. Però su questo sarebbe interessante, ma non posso qui. Ecco, quali sono le caratteristiche di questi libri? Innanzitutto una traduzione talmente innovativa che se voi prendete le traduzioni coeve della fisica di Aristotele o della metafisica, penso a quella Carlini, uno resta un po' allibito. Ma la cosa è che sono traduzioni che catturano il lettore, ma il commento ancora di più, perché ti guidano mano per mano negli snodi concettuali. E la cosa interessante è che dal punto di vista della storia dell'editoria, questi tre libri, forse l'unico caso che si può paragonare, ma è diverso perché mancano di commento, è il Simposio tradotto da Giorgio Colli, sono un caso unico editoriale. Sono libri che, nati per la scuola, a partire dal 50, tuttora sono pubblicati e ristampati. Non c'è un caso simile. Non c'è un caso simile. Ma per chi abbia un po' di conoscenza del mercato editoriale internazionale, a noi consta che né in Germania né in Francia ci sono casi simili. Nel mondo anglo-americano sì, ma sarebbe di una cosa completamente diversa. Ma qual è la caratteristica di questi volumi, tanto di averli trasformati in classici della cultura italiana? Perché se questi libri per più di 60 anni formano studenti, formano generazioni, e ricordarlo oggi secondo me è importante, fanno parte non più solo della filosofia di Severino, non solo della storia della filosofia italiana, ma fanno parte della storia della cultura italiana. È un caso unico. Tre libretti di classici e libretti, per così dire, non di immediata lettura, che trascendono il tempo della loro pubblicazione. Pensate a come sono cambiati i programmi scolastici. L'insegnamento della filosofia stravolto e tutto.
tuttora persistono. Beh, c'è da farsi, c'è di che chiedersi il perché. Perché no, aveva detto Severino quando chiedemmo perché non ripubblicare la struttura originaria. Perché no? Ecco, in ciascuno di questi testi, Severino nel commento ha la capacità di evidenziare, ma qui potrebbero parlare il professor Spagni, il professor Tarca e i loro colleghi che hanno usato e usano questi testi nelle loro lezioni, ha la capacità di evidenziare i nodi concettuali proprio di quell'autore, di Aristotele, di Slick, ma sempre contestualizzati nella storia della filosofia. Io inviterei ad andare a rileggere le pagine sull'analogia nel principio di non contraddizione, sul concetto di analogia. Sono di una straordinaria nitore, perspicuità, chiarezza, che trascendono il senso stesso del commento a Aristotele. Ma poi la traduzione dei passi più controversi. Sarebbe interessante un'analisi comparata delle traduzioni standard della metafisica di Aristotele fino a quest'ultima di Berti, così innovativa, e certi passi, quelli più problematici, più urti, più speculativi del quarto libro di metafisica. Parentesi Enrico Berti. Casualmente, questa nostra decisione di ripubblicare queste pubblicazioni di Severino sono andate di pari passo alla pubblicazione degli studi aristotelici di Berti. E la cosa che mi colpì, eravamo a Brescia, Berti, omaggiandogli la riedizione del principio in contraddizione, disse: lei non sa che piacere mi fa. Io ho capito il principio di non contraddizione a partire e discutendo e dissentendo questo libro di Severino, ben più di struttura originaria. Enrico Berti. E questo, ripeto, ben più di struttura e a Enrico Berti. Qualche significato nella discussione e controversie, eccetera, eccetera, all'interno della filosofia italiana della seconda metà del Novecento. Ma altra domanda, forse il successo di questi libri, ripeto, un successo editoriale, ma io credo che si possa definire un successo culturale, perché ha formato menti, ha formato forme di razionalità più o meno consapevolmente. La cosa interessante qual è? Che di fatto questi libri, per chi li legga, introducono non solo all'interpretazione di quell'autore, Aristotele, ma al pensiero stesso di Severino. E di fatto vi si trovano riflessioni sul concetto di contraddizione, con tutta l'innovazione che Severino ha portato rispetto alla definizione di che cos'è contraddizione, contraddittorio, eccetera, l'elenkos, il modello della confutazione, che cos'è divenire, il principio del divenire, ma soprattutto, e questo in particolar modo nel libro di Slick sul fondamento della conoscenza, la definizione di un argomentare incontrovertibile da parte della filosofia che non è meno potente se non è più potente rispetto all'argomentazione scientifica. E queste sono delle cose, davvero, sono dei possessi per sempre. Ecco, forse l'originalità di questi testi didattici di Severino è: innovano l'interpretazione di quel classico e introducono il suo pensiero. Ma quale pensatore contemporaneo ha fatto un'operazione didattica di questo tipo? Sarebbe una ricerca molto interessante. Severino si rifiutò di apporre nuove introduzioni alla riedizione. Eravamo ormai 50 anni dopo, perché disse: non cambierei niente. Non perché non abbia niente da dire qualcosa di diverso, io stesso riflettendo, ma la cosa interessante diceva: lì ciò che ho detto dà ancora a pensare. E mi avvio velocemente alla conclusione. Sono ormai dei classici del pensiero, non solo della letteratura secondaria e primaria su Aristotele e Slick, ma perché ormai fanno parte della produzione, per chi voglia comprendere Severino, ma questo lo potrebbero dire meglio
professor Spagna e il professor Terca, per comprendere il percorso stesso di Severino, la filosofia stessa di Severino. Quel che manca, ed è ora forse di iniziare a pensare, perché non è mai troppo presto, una biografia intellettuale di Severino. Esistono bellissimi libri, bellissimi dell'amico Goggi, dell'amica Nicoletta Cusano, volumi curati da Spagna, sul pensiero di Severino. Ma non è ora di pensare alla biografia intellettuale di Severino, quel che ha rappresentato la Cattolica nella fondazione della facoltà di filosofia. Cioè, il Severino uomo di cultura. Severino, perché Severino è stato questo. Mi narravano, quando ci fu il passaggio di Severino dalla Cattolica a Venezia, il ruolo che ebbe Vittore Branca. E quel che diceva quel grande studioso di letteratura di Emanuele Severino. Ecco, si tratterebbe di costruire tutto questo percorso, che è un capitolo fondamentale della cultura italiana della seconda metà e dei primi decenni del nuovo millennio. Per finire, questi libri, ma io ripeto, mi sono limitato a questi libri, ma lo si potrebbe dire dei libri pubblicati da Adelphi sotto altra forma, e pensate alla filosofia di Severino pubblicata dalla Rizzoli. Però dovremmo fare altri approfondimenti. Ecco, io credo che questi libri sono quei rari libri in cui il professor Severino, che per tanti decenni ha solcato le aule di Venezia, e prima quella della Cattolica, questi libri sono la dimostrazione che il professore è stato tutt'uno col pensatore. Ecco, un libro diventa classico, e questa potrebbe essere una definizione minima di classico, quando l'autore unisce didattica e speculazione. E davvero ringraziare Severino per questo è perché ha donato un patrimonio culturale su cui certamente continueranno a formarsi generazioni di studenti che amino pensare. Grazie. La lezione di un vero maestro non è mai in primo luogo un contenuto, ma piuttosto un approccio. L'ampiezza e l'altezza di una prospettiva che al contenuto conferiscono il risalto adeguato. Dopo i saluti istituzionali, dopo il saluto di Anna Severino, dopo le parole dei testimoni, diamo la parola a Severino per accostare la sua lezione. Le letture tratte dalla sua imponente opera scritta sono state sapientemente selezionate da Cristina Pagnin, laureata in scienze filosofiche qui a Ca' Foscari, che grazie a un assegno di ricerca finanziato dall'Ateneo ha confezionato uno storyboard, una sceneggiatura destinata a tradurre in immagini e suoni l'impresa filosofica di Emanuele Severino. Leggono, in ordine di apparizione, il caso di dirlo, prestando la loro voce al maestro bresciano, Giorgia Spaziani, Marco Doimo e Marta Pegoraro, studenti di triennale e magistrale a Ca' Foscari. Voglio pubblicamente ringraziarli per la disponibilità e l'impegno, ma anche per l'entusiasmo dimostrato. Prego, Cristina. Leggo un libro. Grazie a tutti. Possiamo dire, semplificando, che Emanuele Severino abbia dedicato tutta la propria vita al problema del divenire, del tempo. E il tempo, secondo Severino, è sempre stato concepito come ciò per cui le cose escono dal nulla e finiscono nel nulla. Quindi come ciò per cui le cose sono nulla. Ovviamente tutti noi riteniamo che ogni cosa esista finché esiste. Ma tale esistenza è appunto temporanea, provvisoria, precaria. Oggi c'è, domani non più. Questo è il nostro modo di intendere il tempo. Ogni cosa
esista per un breve tratto, ma di quel che la circonda, il prima e il dopo, sono il nulla. E di questo siamo intimamente persuasi. E la radice di ogni nichilismo affonda qui, in questa dimenticanza essenziale del senso dell'essere, per la quale l'essere è nulla e l'ente è niente. L'Occidente è la civiltà che cresce all'interno dell'orizzonte, aperto dal senso che il pensiero greco assegna all'essere cosa delle cose. Questo senso unifica progressivamente, ormai interamente, la molteplicità sterminata di eventi che chiamiamo storia dell'Occidente e domina ormai su tutta la Terra. Da tempo i miei scritti indicano il senso occidentale della cosa. La cosa è in quanto cosa niente. Il non niente è in quanto non niente niente. La persuasione che l'ente sia niente è il nichilismo. In un senso abissalmente diverso da quello di Nietzsche e Heidegger, il nichilismo è l'essenza dell'Occidente. E il nichilismo è ciò che esso appare a se stesso, ciò che di sé vede e crede di sapere. E il nichilismo non si vede come persuasione che l'ente sia niente. Di sé vede innanzitutto tutte quelle determinazioni che gli abitatori dell'Occidente credono di vedere. Dinanzi a questi occhi, la cosa non appare come un essere niente. Appare come ciò di cui va detto che è, ma che non era e non sarà. Ossia appare come ciò che totalmente o parzialmente esce dal niente e vi ritorna. Oscilla tra l'essere e il niente. È un dibattersi tra l'essere e il niente. Il dibattersi è il divenire della cosa, dove la cosa insieme è e non è. Contrariamente a quanto si ritiene che la cosa sia in quanto cosa, divenire, tempo, storia, non è il tratto caratteristico del pensiero moderno, ma è il senso fondamentale del pensiero greco della cosa. Per Severino, il nichilismo, la persuasione che le cose siano niente, è ciò che consente all'uomo di agire. Ognuno di noi può credere di agire, cioè di esercitare la propria volontà su qualcosa, solo se è convinto che tale cosa sia disponibile, che possa essere creata, cioè tirata fuori dal nulla, oppure distrutta, cioè risospinta nel nulla. La violenza nasce qui, dalla convinzione di poter far diventare una cosa, qualunque cosa, altro da ciò che è. Eraclito dice: la guerra è la madre di tutte le cose. Ma cos'è una cosa nel pensiero dell'Occidente? Una cosa è ciò che diviene, ossia ciò che diviene altro, ossia ciò che è voluto. Il rapporto tra il senso dell'esser cosa e il senso della violenza all'interno dello sguardo del mortale è essenziale. Esser cosa significa essere il campo di gioco della violenza, ossia della volontà. Eraclito dice: la guerra è la madre di tutte le cose. Ma allora ci dobbiamo preparare a rovesciare questa espressione e dire: la cosa è la madre di tutte le guerre. Cioè, il senso che l'Occidente attribuisce all'esser cosa delle cose, all'essere essente degli essenti, è la madre di tutte le violenze, sia della violenza visibile in cui consiste la guerra, sia della violenza invisibile in cui consistono la carità, l'amore, l'amore per il prossimo, la buona volontà. Il modo in cui il popolo greco pensa l'esser cosa delle cose sta alla radice di ogni possibile violenza. La violenza è la volontà che d'altra parte vuole l'impossibile, perché il divenire altro è impossibile. Per Severino, ogni agire, l'agire in quanto tale, è un agire tecnico. Sollevare un braccio per prendere un bicchiere d'acqua o lanciare una sonda su Marte per esplorare l'universo sono due azioni diversissime, ma strutturalmente uguali. Si tratta di usare un mezzo in vista di uno scopo, e lo scopo è produrre un cambiamento. Ma se fino a qualche tempo fa la tecnica era un mezzo il più potente per realizzare scopi, ora la tecnica è diventata essa stessa lo scopo. Le grandi forze della tradizione occidentale
cristianesimo, umanesimo, sapere filosofico, illuminismo, capitalismo, democrazia, comunismo, la stessa coscienza che scienza e tecnica hanno di se stesse, concepiscono la tecnica come strumento, mezzo. Per lo più si riconosce che essa è, anzi, il mezzo per eccellenza di cui l'uomo può disporre e da cui oggi dipende la sua sopravvivenza. Ognuna di tali forze non può rimanere indifferente alla potenza e al rafforzamento dello strumento di cui si serve. Se trascura la potenza di tale strumento, è inevitabilmente sopraffatta dalle forze antagoniste. Ogni forza della tradizione deve evitare, se vuol sopravvivere, di ostacolare e indebolire l'apparato scientifico-tecnologico di cui si serve. Ma evitare che il fine ostacoli e indebolisca il mezzo significa assumere il mezzo come scopo primario. Le grandi forze della tradizione occidentale si illudono di servirsi della tecnica per realizzare i loro scopi. La potenza della tecnica è diventata o ha già incominciato a diventare il loro scopo fondamentale e primario. E tale potenza, che è lo scopo che la tecnica possiede per se stessa, non è qualcosa di statico, ma è indefinito potenziamento, incremento indefinito della capacità di realizzare scopi. Questo incremento è ormai il supremo scopo planetario. Ogni altro scopo è più o meno consapevolmente subordinato a questo scopo supremo, la crescita infinita della potenza. In tale subordinazione consiste la dominazione della tecnica nel nostro tempo, la sua destinazione al dominio. La volontà che la tecnica possa consentirci un giorno di raggiungere la vera felicità, di svilupparci come esseri umani, di liberarci dalle necessità, di vincere ogni malattia e perfino la morte, sta al fondo del moderno pensiero tecnico-scientifico. Il pensiero tecnico-scientifico è l'ultimo grande rimedio contro il nulla e la morte. Ma la scienza è un sapere ipotetico, controvertibile. Per sua stessa missione non possiede alcuna verità assoluta e dunque il rimedio che concede non offre alcuna salvezza. Il nostro tempo procede ormai verso il paradiso della tecnica. Tramonta il dio della tradizione occidentale e albeggia il dio della tecnica. Scompare il paradiso cristiano e si profila il paradiso dell'apparato scientifico-tecnologico. Eppure, il paradiso della tecnica non può e sa di non poter avere la verità dell'episteme, del sapere incontrovertibile. La felicità che esso produce è senza verità e pertanto è insicura e dunque angosciosa. Quanto più in alto il paradiso della tecnica si porta, quanto maggiore è la felicità e la pienezza materiale e spirituale che esso produce, tanto più angosciosa è la conoscenza, da esso posseduta, della possibilità che esso frani e precipiti. Un paradiso illusorio. Se chi si trovasse nel paradiso cristiano e fosse in contemplazione di Dio, potesse domandarsi se lo spettacolo straordinario che ha dinanzi sia davvero Dio o non piuttosto un inganno della sua mente, se in lui potesse prendere piede questo dubbio, non si potrebbe dire che egli si trovi veramente in un paradiso. Egli si troverebbe nel più angosciante degli inferni. In modo analogo, quando l'apparato della scienza e della tecnica avesse risolto tutti i problemi dell'uomo, si farebbe avanti, essenzialmente insoddisfatto e quindi essenzialmente angosciante, il bisogno essenziale, il bisogno di ciò che per essenza il paradiso della tecnica non può contenere, il bisogno della verità incontrovertibile che la scienza ha dovuto abbandonare per essere potente, il bisogno di essere sicuri che la felicità in cui ci si trova è indistruttibile ed indefettibile. Ma questa assicurazione non può essere data dalla logica ipotetica della scienza e della tecnica. Quello che il pensiero tecnico-scientifico insegue, quello che la stessa filosofia da sempre ricerca, è la salvezza dal divenire e dal nulla. Eppure, per Severino, gli uomini non hanno alcun bisogno di essere salvati. Noi, e ciascun'altra cosa,
siamo già da sempre salvi dalla rapina del nulla. L'identità di ogni essente è la sua stessa eternità. L'essere è la totalità delle differenze, l'intero del positivo. Questo foglio, questa penna, questa stanza, questi alberi e monti che vedo fuori, le cose che in passato sono state percepite, le fantasie, le attese, i desideri e tutti gli oggetti che sono presenti. Ogni determinazione è una positività determinata, un determinato imporsi sul nulla. Questa penna, ad esempio, non è un nulla, e per questo diciamo che è un essere. È, esiste, significa non è nulla, e quindi non è, non esiste, significa è nulla. Ed è della gran massa di cose determinate nel loro contenuto che si dice non sono. Quando la penna è nulla certamente, ma che cosa significa quando la penna è nulla? Non significa certo quando il nulla è nulla, ma significa quando la penna, cioè quel positivo, quell'essere determinato in quel certo modo, è nulla. Significa cioè quando l'essere, questo essere, è nulla. I metafisici si sono dimenticati niente meno che di questo, che il nulla può essere predicato solo del nulla, che se il soggetto di una proposizione non è il nulla, ma una qualsiasi determinazione, allora il predicato è l'è e mai il non è. Dunque non c'è un tempo, una situazione in cui l'essere non sia. E questo va detto sia dell'essere in quanto tale, sia che lo si consideri come questa povera cosa banale che è questa penna. Questo foglio, questa penna, questa stanza, questi colori e suoni e sfumature e ombre delle cose e dell'animo sono eterni. Se eterno, possiede l'essenziale significato che la lingua greca attribuisce ad Aion, che è senza limitazioni. Scrive Eraclito: attendono gli uomini quando si ammorti cose che essi non sperano né suppongono, ma, aggiunge Severino, sono così attesi perché già da vivi e da sempre sono ciò che non sperano e non suppongono di essere. Sì, l'eternità di ogni essente appartiene alla verità originaria e quindi è sempre in vista, ma noi viviamo immersi nella follia, nell'errore, nella convinzione che ogni cosa sia isolata dal proprio essere e dall'essere di ogni altra cosa. Eppure, anche la nostra follia, che Severino chiama la solitudine della terra, come ogni cosa è destinata a tramontare e a venire oltrepassata. L'eterna e finita manifestazione dell'eterno, ossia l'eterna e finita manifestazione del destino della verità dell'essente, in cui consiste l'essenza dell'uomo, e che è finita appunto perché non è l'apparire della totalità concreta dell'essente, si dispiega all'infinito. Sempre nuovi spettacoli dell'eterno sono destinati a mostrarsi nel cerchio dell'apparire del destino, e per nessuno degli spettacoli che siano venuti a mostrarsi è possibile l'oblio. La terra è destinata a percorrere il sentiero in cui resta dispiegata all'infinito la manifestazione eterna dell'Eterno, e lungo questo sentiero appare anche l'oltrepassamento definitivo della solitudine della terra. Tramontano dunque anche ogni dolore, ogni angoscia, ogni morte, e anche ogni piacere, ogni felicità, ogni vita che si manifestano nella solitudine della terra. Ma appunto perché il loro tramonto è il loro oltrepassamento concreto, essi sono concretamente, cioè interamente conservati nella luce che li oltrepassa, e non sono conservati all'interno di una semplice rappresentazione o immagine o idea, ma in carne ed ossa, così come si sono presentati. Non si perde nulla di ciò che interessa e sta a cuore al mortale, dell'intimità della sua vita e delle vicissitudini alle quali ciò che interessa ed è intimo, sono andati incontro. Il dispiegamento infinito della terra è l'essenza autentica del tempo. Il tempo non divora i suoi figli, ma li conserva in eterno nel loro essere e da ultimo e oltre gli oblii nel loro apparire.
Bene, allora ringrazio tutte e tutti per la partecipazione, per l'attenzione. E noi abbiamo finito e quindi speriamo di rivederci ancora, insomma, intorno al pensiero di Severino, intorno agli scritti di Severino, e per celebrare e onorare, insomma, la filosofia e gli studi filosofici che qui a Venezia sono coltivati con particolare scrupolo e attenzione. Grazie ancora.